Salve, Amanda. Connor, ti stavo aspettando. Ti va di fare due passi? Quel deviante poteva essere un caso curioso. Che peccato che tu non sia riuscito a prenderlo. I devianti sono irrazionali. Anticiparne il comportamento è difficile. Ma dovevo essere più pronto. Sei riuscito a scoprire qualcosa? Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. Che altro? Ho trovato il suo diario, ma era cifrato. Ci vorranno settimane per decifrarlo. Ci è mancato poco che tu catturassi quel deviante. Come va il tuo rapporto con il tenente Anderson? Noto che tende ad agitarsi quando un Connor viene distrutto e sostituito. So che gli umani hanno un brutto rapporto con la perdita. Lavorare con lui sarà difficile, se accadrà ancora. Non c'è molto tempo. La devianza continua a diffondersi, non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. Dobbiamo fermarla, a tutti i costi. Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. Trova Anderson e indagate. Tenente Anderson! Piano! Sumo! Siamo amici, vero? So il tuo nome. Devo salvare il tuo padrone. Tenente?
Si svegli, tenente. Sono io, Connor. Dovrò farla riprendere, per il suo bene. Ma la avverto. Lasciami stare, stupido androide. E sta lontano da casa mia. Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di lei. Grazie in anticipo per l'aiuto. Ehi, che fai? Levati dai coglioni. Sumo, attacca. Bravo. Attacca! Cazzo, mi sento di merda. Oh, lasciami in pace, pezzo di merda. Non mi muovo da qui. Ma che cazzo stai facendo? Non mi serve un bagno, grazie. Scusi, tenente. Ma è per il suo bene. Chiudila! Chiudila! Che cazzo ci fai qui? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'era, così ho pensato di venire qui. Merda, forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua dal suo stesso androide del cazzo. Ma non puoi lasciarmi in pace. Ha evidenti problemi personali. Perché non consulta un professionista che l'aiuti? Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Sì, capisco. Forse non è niente di interessante. Un uomo trovato morto in un club privé in centro. Risolveranno il caso senza di noi. Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. Ho dei vestiti nell'armadio della camera. Vado io a prenderli. Cosa vuole indossare? Non rompere. Tutto bene, tenente? Sì, sì. Alla grande. Dammi qualche minuto, ok? Certo. Il presidente Warren durante il congresso ha ufficialmente intimato alla Russia di ritirare immediatamente qualsiasi truppa presente nella regione artica. Nessuna replica dal Cremlino, ma è evidente che la situazione stia precipitando. Numerosi esperti vedono lo spettro di un terzo conflitto mondiale sempre più vicino.
Fai il bravo, Sumo. Tornerò presto.